Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Signori, sono Maullo941 e siamo nell'episodio numero 120. Signori, tanta roba, signori. Allora, prima di partire col video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gen e per il supporto che date a serie al canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno, signori. Io siamo qua da 120 giorni più o meno che andiamo avanti con questa serie e io il mio lo sto facendo. Spero anche, chiedo il vostro aiuto per raggiungere questo obiettivo, signori. Basta aggiungere un clic sul pulsante per l'iscrizione, un bel like e se vi va un commentino tecnico-tattico con anche suggerimenti che sono sempre ben accetti. Signori, ricordo a tutti, signori, che da lunedì, se tutto va bene, partiremo con la serie di FC eSports, carriera allenatore, signori. Quindi mi raccomando, seguitemi anche su quella nuova avventura, su quella nuova avventura. Signori, ce l'abbiamo fatta. Mi sono fatto i miei bellissimi 5.000 blocchi di ritorno a casa. Siamo riusciti a portare un bel po' di alloy, non so quanti ne sono arrivati. Tre sono arrivati sicuramente. Sono dei cagacazzi terribili, signori. Mamma mia, fanno tutto il tempo a fare sto versetto inutile, che è una cosa insopportabile. Cosa facciamo nel video di oggi, signori? Allora, io ho ancora tutto l'inventario che è un gran casino, ma dobbiamo andare a sistemare sti alloy perché hanno decisamente rotto le scatole. Cosa andiamo a fare, signori? Gli andremo a fare una casetta di legno, quindi li andremo a imprigionare come erano imprigionati nella magione, ebbene sì, quindi non gli daremo la libertà che speravano, ma li imprigioneremo nuovamente e li metteremo un pochino distanti da casa perché hanno decisamente rotto i coglioni, signori. Scusate il termine tecnico-tattico per dire che hanno rotto le scatole. Sì, li andremo a mettere qua, signori. Gli faremo una casettina piccolina, piccolina. Molto carina e coccolosa, lontano da casa, così non avremo il loro continuo rompere le scatole. E qui voglio mettere dei gradini, però per questo ho tenuto un attimino la distanza. Non sarà grandissima, non sarà grandissima, tanto loro sono piccolini e stanno solamente a viaggiare, a volare tutto il tempo, non fanno niente di particolare. Questo non doveva essere messo di qua. Il problema sarà, riuscirò a farli entrare qua dentro? Non lo so, punto primo. Punto secondo, come si staccano che non ti seguono più? Non lo so, ma questo non lo so neanche, signori. Scrivetelo nei commenti. Proveremo a levarli in qualche maniera il blocco di terra dalle mani, vediamo se ci riusciamo in qualche maniera a liberarli così. Vediamo cosa riusciamo a fare, vediamo cosa riusciamo a fare. Intanto diciamo che ci basta come situazione? Allora, ci basta come situazione. Allora, mettiamo dei blocchi di terra qui, dove poi andremo a mettere. Zio, te devi levare da lì, dove poi andremo a mettere i gradini. Ok, se noi facciamo qui, abbiamo la porta centrale, perfetto, di lusso, signori. Facciamo un giro di legno, perfetto, così li chiudiamo qui dentro, carini e coccolosi, ma anche no. Ok, poi qui ci andiamo a mettere. Ho dimenticato il vetro a casa. Andiamo a mettere due strati di vetro, così comunque dall'interno li possiamo vedere che vanno svolazzando a destra e a sinistra. Dovremmo avere dei pannelli di vetro, se non ricordo male, no, qui, ma qui, perfetto. 45 blocchi di pannelli di vetro mi bastano e mi avanzano. Andiamo di qua, andiamoceli a mettere. Ora, se non ricordo male, io posso fare così, 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 così. Certo, su questo punto di vista il pappagallo è stato più fortunato. Decisamente sì, il pappagallo è stato più fortunato che comunque è bello libero, ma loro saranno chiusi qua dentro, avranno tutta una vetrata per guardare fuori, quindi non si possono neanche lamentare più di tanto, signori. Neanche lamentare più di tanto. Facciamo questa bella vetrata. Il problema è infilarli qua dentro. Convincerli a entrare qua dentro, signori. Questa secondo me sarà la parte più complicata. Ok, sì, perché poi comunque qui chiudiamo così. Perfetto, qui chiudiamo così. Perfetto, sali zio. Ok, e qui chiudiamo così. Che sta succedendo? E qui chiudiamo così, metti un blocco lì. Perfetto. Okay, uno già è dentro, due sono dentro, che sono bravi però, sono ammaestrati bene, sono ammaestrati bene. Allora, stiamo calmi.
Ok, dammi la terra, metti al posto del vetro, metti il vetro lì, ritorniamo qui, torna qua fuori, metti la terra qui, in modo tale che riusciamo a salire, no, no, da proprio davanti alla porta, no, cazzarola, mettila. Ma perché mi hanno spinto? Mannaggia voi chi non ve lo dice pure. Ok, saliamo qui, blocco di terra in mano, io ho altri blocchi, perfetto. Intanto chiudiamo così come proprio una cosa brutta. Aspettate, lì non facciamo, possono scappare, magari lì possono scappare. Vediamo di continuare a bloccare. Ok, signori, continuiamo, devi arrivarti, zio. Continuiamo il giro di chiusura del tetto degli amici nostri, se riusciamo a... metti un blocco qui, un pochino più avanti, metti un altro blocco qui. Giustamente i blocchi sul vetro non è la cosa più facile di questo mondo. Ora, se io entro dentro, loro mi seguono, chiedo per un amico. Ok, uno è entrato e questa è già tanta roba. Due sono dentro. Ok, no, quello già è scappato fuori, ottimo. Dovete, no, quello è uscito fuori. Era meglio ne chiudevo intanto due, porca di una paletta ambriaca. Riuscite a venire qui dove sono io? Non è difficile. Hanno capito l'inghippo, signori. Hanno capito la fregatura. Hanno capito la fregatura. Hanno capito la fregatura, signori. Siamo fottuti, ci hanno fregato. Hanno capito la fregatura. Ne rimane solo uno dentro, porca di una miseria ubriaca. Dovrebbero entrarne magari due, porca miseria. Dove stanno tutti gli altri? Che stanno a fare tutti gli altri? Mannaggia loro, li sento che si lamentano, manna che vengono qua. Dove sta andando quello? Allora facciamo una cosa, intanto... No, è scappato pure quello. No, è ancora qua dentro, sta scappando. Allora facciamo una cosa. Chiudiamo il tetto. Intanto chiudiamo il tetto. Quello è scappato, non è vero? Ha capito la fregatura. Sì, è scappato. Ma porca miseria. Scusatemi, mi serve. Come faccio a intrappolare? Li ho portati fino a qua. Li ho portati fino a qua. In modo non devono fare quello che dico io. Siete scemi, però. Dai, ragazzi, tutti qua dentro, tutti qua dentro. Seguitemi, seguitemi. Venite qua. Mannaggia voi chi non ve lo dice pure. Ma poi sta così complicato sto video. Dai, tutti di qua, signori. Guardate quanti blocchi di terra ci sono qui. Mi servono questi blocchi di terra. Recuperatemi questi blocchi di terra, cose inutili. Mai posso fare un video così. Occhio, occhio, occhio. Ok. Altri blocchi di terra. Uno è arrivato, uno è arrivato. Magari due, porca miseria. Altri blocchi di terra. Ok. Altri blocchi. Due sono dentro, signori. Due sono dentro. Quindi, se io riesco a fare una cosa velocissima, velocissima, velocissima. Porca miseria, ci eravamo riusciti. Due erano dentro, mannaggia. Blocchi di terra, blocchi di terra, blocchi di terra, blocchi di terra. Zitti, 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 zitti. Ok, tre sono dentro, signori. Tre, siamo riusciti a intrappolarli. Il problema è come esco io ora. Allora, no, prima di tutto dobbiamo capire come riesco a farli smettere di seguirmi. Me lo dai il blocco di terra, zio? Me lo dai il blocco? Ok, lui me l'ha dato. Me lo dai il blocco? Perfetto. No, vabbè, la torcia sì, glielo lasciamo. Me lo dai il blocco di terra? Grazie mille, gentilissimo, gentilissimo. Ora, io come esco secondo voi da questa situazione di letame? Non lo so, signori, però per questo video noi direi di fermarci qua. Siamo intrappolati dentro la stanza con gli alloy e niente, signori. Detto questo, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Riusciremo a uscire in qualche maniera, ma non si sa come. Detto questo, ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!